adesso passo la parola a Rossella. L'unica battuta è che mentre stamattina ero in coda in tangenziale ho invidiato un sacco i miei colleghi che avevano scelto il mercoledì e non il giovedì questa settimana per stare a casa. Esatto, stamattina ho detto ho sbagliato il giorno. Allora, Rossella, probabilmente ti scarniamo un attimino la tua scaletta, però qualche tema è già cominciato a emergere, magari anche di un po' diverso da quello che avevo introdotto io all'inizio. In particolar modo io ne vedo due, ma siccome tu ne avrai colti anche molti altri. Quali sono le qual è il punto di vista dei direttori del personale su questo aspetto, su questo nuovo, diciamo, modalità del lavoro? Come benefici e anche come rischi, nel senso che le preoccupazioni che sono emerse sono preoccupazioni assolutamente non solo legittime, ma probabilmente che dovranno essere in qualche modo gestite. Penso in particolar modo al tema dello stress lavorativo legato al fatto di essere sempre collegati, che faccio una battuta che l'ho fatta al mio direttore del personale, quando si metteva in discussione se partire o no per questo problema, dissi: già adesso facciamo 13 ore in ufficio, è vero che a casa sei un po' più fuori controllo perché potresti farne anche di più, però è anche vero che lo stress lavorativo purtroppo c'è anche oggi nella vita di molte grandi aziende in particolare, forse anche piccole imprese. Secondo tema che è stato posto è quello dell'isolamento anche. E io ho visto che ne parlavo prima con Filippo del disegno di legge, non c'è un tetto massimo alla percentuale di tempo lavorativo che può essere utilizzata per fuori dalla sede. Alcune aziende, Vodafone per prima, Tetra Pak, anche Alstom si è collegata al caso, insomma, alle aziende che già erano partite, per esempio ha fatto una scelta. Alcuni colleghi non erano d'accordo, ma ne abbiamo discusso a lungo su questo, quello di mettere un tetto massimo al 20%, cioè più o meno molte aziende, poi dimmi anche tu qual è la tua percezione, sta scegliendo invece proprio per evitare di cadere in quello che è il problema, di staccarsi dalla realtà aziendale, non vivere più la comunità del tuo ufficio, della tua azienda, quella di porre un tetto massimo al massimo un giorno alla settimana. Ti ho dato tantissimi spunti, spero. Va bene, prima di rispondere dico solamente che sicuramente le aziende, i direttori del personale sono molto contenti, aspettavano questo disegno di legge, molte aziende erano già partite e avevano, come hai detto forse tu o Daniela, avevano però dei dubbi, quindi c'erano molti aspetti ancora gestiti con un punto interrogativo, quindi questo ha permesso di chiarire tanti aspetti. Sicuramente le aziende più strutturate erano già partite, comunque le aziende di altre dimensioni, medio piccole, per queste aziende è molto importante avere un quadro normativo sul quale poi attaccarsi per strutturare qualcosa. E ci piace anche perché la finalità sicuramente la produttività è uno degli aspetti più interessanti, ma non è il primo obiettivo di questo disegno di legge, che anche nella descrizione, nel titolo, è di arrivare a una buona conciliazione dei tempi lavoro e famiglia e tempi personali, e aggiungo io anche agevolare la genitorialità, il discorso che faceva Daniela del fatto che non è una cosa assolutamente solo per le donne, e ha questi aspetti anche legati alla sostenibilità ambientale. Quindi ci piace moltissimo per tantissimi motivi. Voglio riportare l'attenzione al fatto che l'obiettivo è quello di migliorare la relazione tra la persona e il lavoro, non far lavorare di più le persone perché magari a casa staccano meno, quindi non togliamo, diciamo, non perdiamo un po' di vista quello che è l'obiettivo condiviso anche dalle aziende, perché purtroppo devo dirlo, a volte c'è la frustrazione di voler venire anche incontro a delle esigenze particolari dei lavoratori momentanee, familiari, e non avere gli strumenti. Pensiamo al part time. L'ultimo intervento fatto sul part time devo dire che è stato molto deludente, non ha dato la possibilità di avere quella flessibilità che serviva alle persone, di attivarlo, di ridurlo, di aumentarlo. Quindi questo invece è uno strumento che penso possa veramente aiutare in questo senso.
E poi hai ragione, Daniela, quando dici che non si parla di partire le 40 ore lavorative tutte fuori, quindi la media più o meno è un giorno a settimana per chi aderisce volontariamente, ma forse non tanto perché si ha paura dei pericoli, che probabilmente ancora adesso i rischi sono da scoprire sicuramente, ma perché si vuole sperimentare, no? Si parte piano, si vede come va, come funziona, e nulla vieta poi di ampliare successivamente. Allora, sul fronte degli aspetti legati alla relazione, al rischio di perdere il contatto e la relazione, sicuramente con un giorno a settimana gestito autonomamente, penso non sia così grande. Devo però anche dire che secondo me, con la tecnologia che c'è oggi e che tutti noi usiamo, e che spesso quando entriamo in azienda dobbiamo in qualche modo dimenticarcelo, ci sono, no, non si può usare il cellulare, non si può andare su internet, invece questo è un ottimo modo per valorizzare di più delle cose semplici. Ci sono aziende che hanno creato anche gruppi WhatsApp dei lavoratori che fanno lavoro agile, si tengono in contatto, e credo che ci siano veramente delle innovazioni che ci permetteranno di stare comunque in relazione. Quello che si può pensare in positivo, perché a me piace sempre pensare in positivo, è che il lavoratore, la persona che decide di svolgere la sua giornata lavorativa o qualche ora di lavoro, non necessariamente a casa, non focalizziamoci a pensare che per forza abbiamo voglia di stare a casa, magari ci viene voglia di andare in biblioteca, ci viene voglia di andare in uno spazio che potrà essere messo a disposizione magari dall'amministrazione comunale, perché no? Questo è sicuramente uno spunto interessante. A Milano lo stanno facendo, stanno creando degli spazi condivisi, no? Si chiamano co-working, esattamente, per cui puoi avere la relazione con un'altra persona che lavora in tutt'altro ambiente, in tutt'altro settore, che ti può addirittura aiutare, puoi avere una sorta di contagio positivo, tanto per citare Enzo, no? E quindi, ovvio, se non ci sono problematiche legate alla sicurezza dei dati, ovvio che un lavoratore del settore della banca non potrebbe far vedere quello che sta facendo a un altro, però quello che voglio dire è che ci potremmo scoprire invece degli aspetti molto positivi di interfacciarsi con persone che non siano necessariamente i colleghi dell'azienda, che delle volte sono loro la fonte dello stress. E penso che la persona che sceglie volontariamente, abbiamo detto che gli accordi prevedono la volontarietà, sceglie volontariamente di stare a casa e ben contenta di poter andare a prendere il proprio figlio all'uscita alle 4 del pomeriggio, di portarlo a ginnastica, e il vantaggio sarà molto più elevato dei rischi, no, che si paventavano, lo dico anche da mamma, come... l'altro aspetto che dicevamo era legato al tema dello stress lavorativo, o da quello sì, di... ecco, sul fronte dello stress, allora qui sicuramente c'è da fare un grossissimo lavoro, uno dei rischi che evidenziava Alessandro sull'aspetto della formazione, perché è proprio un cambio culturale completo, cambio culturale delle aziende, dei manager, che devono a rassegnarsi, ma a capire che non è perdere il controllo su una persona, ma è cambiare la relazione, dare fiducia, cambio culturale delle persone. Ci vuole, le aziende che sono partite hanno lavorato per mesi prima di partire con, e lo dovranno fare anche le altre che vorranno partire, con non solo formazione classica, ma con momenti di condivisione, con focus group, con scambi di idee, perché anche la persona stessa deve entrare in un modo di vivere e di pensare il lavoro diverso, perché effettivamente il rischio c'è che si faccia prendere, no, alle 2 di notte vada a controllare se il ma forse lo facciamo anche adesso per certi aspetti, no? Quindi è anche un'altra opportunità che vedo di lavorare bene per
portarci a ridimensionare questi aspetti che adesso stanno veramente invadendo la nostra vita, anche sul fronte personale. Quindi sarà un'occasione per lavorare molto sul tutti quanti andare verso una gestione migliore, più consapevole di questa strumentazione. Il cambio culturale un pochino, lo aggiungo visto che ci sono i colleghi del sindacato, lo dovrà fare anche un pochino il sindacato, nel senso che partiamo positivo, cioè non partiamo subito a vedere tutti i rischi e le negatività, perché secondo me c'è uno spazio fantastico qui per il sindacato per aiutare soprattutto le realtà che non sono così strutturate, autonome, per mettere in pista una policy e gestire questa cosa autonomamente, per cui il sindacato penso possa svolgere un ruolo molto importante di inquadrare, di dare delle indicazioni generali mutuandole da quelle che già si vedono per le realtà più importanti, ovviamente calate nella realtà che si sta vivendo, però quello che voglio dire è lavoriamoci insieme, una cosa completamente nuova, come diceva lei, che ci possiamo lavorare insieme per bene, sapendo che dietro non pensiamo sempre che ci sia l'idea, la voglia dello sfruttamento, del massimizzare la produttività a scapito di qualcosa. È una cosa win-win, vincono tutti in questa cosa se la gestiamo bene, vincono veramente tutti, per cui cos'altro dire? Noi siamo contenti, non è detto che siamo tutti pronti a partire, anche noi stessi, direttori del personale, dobbiamo veramente cambiare tanto e crescere tanto, non lo nascondiamo, ma ci stiamo lavorando da un po'. Infatti noi la giornata del lavoro agile di Milano, AIDP, aderisce fin dall'inizio, fin da 3 anni fa, ci siamo ed è una cosa a cui teniamo moltissimo, e la nostra missione, adesso parlo di Associazione Italiana per la Direzione del Personale, AIDP, è proprio quella di lavorare sul cambio culturale dei nostri soci, degli imprenditori, dei datori di lavoro, per migliorare sempre la relazione persona-lavoro.